Però alla sua squadra si può dire che non si può recriminare niente. Beh, se i regali non sono niente, non ne recriminiamo niente. In realtà abbiamo concesso due gol per nostri errori e pertanto dispiace, però loro hanno fatto la loro gagliarda partita, hanno fatto i tre punti. Credo che noi abbiamo giocato probabilmente meglio di loro, ma non abbiamo fatto neanche uno, perché non c'è nessuna regola che dice che se una squadra tiene la palla di più o è magari più pericolosa, perché magari palla terra oggi era un pochino più precisa, poi vince la partita, ha vinto la squadra che ha avuto più determinazione. Non posso rimproverare niente dal punto di vista del coraggio e della voglia di giocare, però purtroppo gli errori che abbiamo commesso sia davanti che dietro sono stati grossi. Sicuramente l'occasione di corno, se fosse entrata, avrebbe cambiato le sorti dell'incontro, secondo lei, mister? Secondo tutti, nel senso che probabilmente avremmo avuto più spazio, visto che era una giornata che comunque ci venivano tante cose, probabilmente li avremmo messi ancora più in difficoltà. Ma la realtà è che il loro portiere ha fatto una grande parata e il loro portiere gioca con loro, giusto? È stato bravissimo. Una grande parata è una grande parata, è un gesto tecnico, tutti l'hanno visto, erano contenti che aveva fatto questa parata e poi hanno portato a casa la partita. Niente da dire, niente da recriminare dal punto di vista della voglia di vincere, gli errori purtroppo si pagano e in questo campionato se li commetti contro una buona squadra come l'Imperia, con ottimi giocatori, perdi la partita. Grazie mister. Grazie a voi.